Oggi siamo sul nostro bel Ticino, finalmente dopo qualche mese che non lo vedevo. Stiamo andando a provare la skipper sul Ticino, ragazzi. La skipper sul Ticino. Rovi. Siamo arrivati al capolinea, vediamo se si passa, se no bisogna fare il giro tra i rovi. Niente, non si passa, ha scavato in una maniera incredibile. Qui c'era il passaggio, l'acqua è fonda, dobbiamo trovare un passaggio tra i rovi. Oh, cazzo. Ragazzi, vediamo un po', dobbiamo trovare il passaggio dopo. Eccoci qua, abbiamo trovato un passaggio dentro le lanche. Vediamo se riusciamo ad aggirare questo isolotto pieno di rovi. Praticamente siamo dentro nella piena ancora. Non so se riusciamo ad arrivare fino alla punta. Ci proviamo. Ci sarà una buca. Mi sa che siamo arrivati anche qua, capolinea. Niente, è troppo alto ancora il Ticino per raggiungere quella punta. Mi sa che abbiamo sbagliato tempistica. Addentriamo dentro il passaggio degli animali, ma non penso che è meglio evitare. Siamo nella cacca, siamo proprio nella cacca. Lì è alta, vedi? Tata, ti sei fatto il bagno? Che bello. Ok, abbiamo deciso di tornare indietro e farci il passaggio tra i rovi con il badile. Fatto il bagnetto?
adesso un po' c'è poco da ragionare perché c'è l'acqua, è alta ancora, diciamo che potremo cercare sotto l'acqua, è ancora l'oro è sommerso praticamente, quando è arrivata la piena ha depositato ma è sotto l'acqua. Adesso io so che c'è una punta dove è probabile che si sia fermato, allora andiamo a testare anche sotto l'acqua, sennò poi diventa veramente difficile andare a cercare l'oro sotto l'acqua se non conosci il fiume. Qua per esempio c'è del granato, qua qualcosa si vedi che già si vede del rosso. È alto. Che bello. Sembra che abbia risettato, nonostante che adesso si è abbassato, l'acqua è ancora qui dove c'è la punta, vedi che la punta è sommersa praticamente. Quindi ha fatto una bella piena. Mi si è riempito il secchio di acqua, è diventato pesantissimo. Lo tiro via. No, portalo via fuori tutto. Sto strostando questa tracolla. Siamo arrivati, guarda, ci mettiamo in quell'angolino qua. Eccolo qua. Mettiamo lì la skipper. Bellissimo. Qua abbiamo fatto la diga a V, la diga si fa sempre a V di modo da incanalare l'acqua, non serve una diga a tipo trincea, serve una diga a V per convogliare l'acqua. Guardate che bello, questo qua è andato via, si è fermato qua, guardate, l'ho preso, questo qua si chiama dentino, i cercatori d'oro sul Ticino lo chiamano dentino. Dove c'è questo materiale? Dovrebbe essere del quarzo, e qui ce n'è un altro, mi pare di averlo visto, eccolo qua, ecco, dove ci sono questi dentini c'è l'oro. Ok, è un altro indicatore. Il materiale pesante, tipo il corendone o il piombo o l'oro. E adesso, mentre Mauro fa i secchi, io vado avanti con la pala a prendermi quest'angolino dietro l'albero, perché dietro ogni albero c'è un riporto. Questo riporto può anche darsi che sia imballato d'oro, magari non di roba grossa, di roba fine si presume, però sempre da raccogliere. L'acqua del cucino. L'acqua sta scendendo, si sta chiudendo il rubinetto del canale. E dovrebbe cominciare ad affiorare la punta dove ha depositato l'oro principalmente. Questa è la mia punta preferita. Praticamente io sono nato qua come cercatore.
in questo angolo del Parco del Ticino. È un tratto veramente bellissimo. Resta. C'era una buca l'anno scorso, si è riempita tutta. In questi isolotti alle punte si ferma sempre qualcosa, ma non è mai come trovare la concentrazione di un deposito, ok? Se uno soltanto sponde si ferma, fa qualche strisciata, ma non è mai carico come può essere un deposito del genere. Siamo andati a mangiare due bocconi e adesso torniamo alla postazione. Eccola qua la postazione. C'è più acqua. Ci dobbiamo spostare un'altra volta. Tata. Non c'è più acqua, Totona. Bel granato che c'è qua. Ok, l'acqua si è si è chiusa, non passa di più, quindi la canalina è ferma. Abbiamo deciso di prospettare un po' quello che è tutta la parte che 10 minuti fa era sommersa, e adesso andiamo a fare un controllo a V. Praticamente come si forma un deposito. Chiaramente qui con tutti questi sassoni il deposito potrebbe essere a macchie, però c'è da andare adesso a individuare la concentrazione maggiore. Io ho fatto un buco qua, poi un buco lì, adesso lo sta facendo Mauro, poi faremo un buco lì, fino a stabilire qual è il punto più ricco. E praticamente poi abbiamo individuato il cuore, che è quello che ci interessa.